Io cercherò di essere il più tranquillo possibile in una situazione abbastanza imbarazzante per il nostro Paese. E io mi vorrei rivolgere a tutti quei colleghi che non hanno la fortuna di poter assistere alla riunione dei capigruppo e magari sentono dai propri presidenti, dai propri capigruppo quello che è successo. Quando parlano, avevamo fatto delle proposte, abbiamo chiesto alle minoranze di presentare delle proposte, noi ci siamo messi a disposizione, sento delle parole veramente che mi fanno rabbrividire, è vero l'hanno fatto, ma noi, e dico noi, e non dico noi, Lega, Movimento 5 Stelle, SEL, dico noi senatori, abbiamo fatto una proposta alternativa, abbiamo messo sul tavolo del governo una proposta alternativa costruttiva, perché forse questo non ve l'hanno raccontato i vostri presidenti, cari colleghi. Abbiamo detto, noi le proposte le abbiamo già fatte, scritte, ma non la lista della spesa, come dice qualcuno in modo ironico e volgare. Noi abbiamo fatto delle proposte concrete, delle proposte alternative, è vero, a quello che sta dicendo questo governo e parte di questa maggioranza. Noi abbiamo detto, valutatele le proposte, dateci delle risposte e poi noi ritiriamo gli emendamenti, perché così deve andare, perché quegli emendamenti sono delle proposte, come ho detto ieri, e invece no, colleghi. Invece no, perché quelle proposte le abbiamo presentate al signor Renzi, ai capigruppo di maggioranza, al signor Ministro, da tempo. E le risposte non sono mai arrivate, caro collega che mi indichi con quella manina lì. E purtroppo, lo ripeto, quelle proposte non sono la lista della spesa. Non lo sono la lista della spesa. Noi a questo punto, colleghi, abbiamo fatto una proposta perché a seguito di quello che è successo in Capigruppo, e lo stiamo vedendo perché il dibattito che si è aperto in questo momento è la risposta alla nostra apertura alla maggioranza, la risposta, la tagliola, è la risposta alla nostra apertura a questa maggioranza. E quindi noi cosa chiediamo? La senatrice Comaroli l'ha chiesto bene. Noi chiediamo al presidente Grasso che venga messo in votazione il calendario, presidente, anche con questa proposta, perché noi chiediamo e vogliamo, presidente, non in modo arrogante, lo chiediamo proprio, che quest'Aula voti la vostra proposta, che pochi capigruppo, che è vero che teoricamente rappresentano la maggioranza, ma poi ci sono varie anime, che pochi capigruppo e pochi senatori hanno deciso di votare e di imporre a quest'Aula. Noi vogliamo che i senatori abbiano la libertà di poter decidere con estrema tranquillità e serenità se limitare il dibattito sulle riforme costituzionali come hanno proposto i vostri capigruppo oppure no. È la democrazia. Il voto, Presidente, il voto che porta alla responsabilità di ognuno di noi di schiacciare un tasto, favorevole o contrario. E a queste proposte cosa si è deciso? Alle nostre proposte quindi cosa ha deciso questa maggioranza? Ha deciso di mettere la tagliola come risposta delle proposte concrete, cari signori giornalisti, scrivetelo, a delle proposte concrete, a delle richieste e proposte si è deciso di ragionare non sul merito ma sul metodo, non sui contenuti ma sulla fretta del Presidente del Consiglio, che sono due cose ben diverse, perché avevano priorità. Avevano fretta e la priorità era la fretta di tornare in aula al più presto possibile e metterla questa tagliola, perché avevano voglia di metterla, perché prudevano le mani, perché prudeva la lingua, perché bisognava proporla questa tagliola.
E quindi questa tagliola che cos'è? Non è un insulto alla Lega, al Movimento 5 Stelle, a SEL, è un insulto a quest'Aula, è un insulto agli italiani, è un insulto a chi ci ha votato, è un insulto, come dice giustamente il senatore Divina, alla Costituzione e a chi di voi, a chi quelli dei vostri partiti. Senatore Divina, la prego, senatore Divina, prego, gli assistenti, prego. Presidente, straccia della Costituzione, fate carte a straccia. Quello è il regolamento. Prego, senatore Divina. Senatore Divina, la richiamo all'ordine. La richiamo all'ordine. Venga inserito a verbale il richiamo all'ordine. Senatore Divina, così ha interrotto l'intervento del capogruppo Centinaio. Prego. Senatore Centinaio, prego, prosegua. Prosegua. Presidente, sto concludendo. Prosegua. Come si chiama? Sciacquetto. Sto concludendo, presidente. Senatrice Moronesi, la richiamo all'ordine. Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine. Inseriamo a verbale il richiamo all'ordine, senatrice Moronesi e senatore Santangelo. Senatore Santangelo, lei ha già altre esperienze. Prego, prego, senatore, non offenda, si accomodi. Senatore Centinaio, prosegua. Presidente. Prego. Senatore Santangelo, prosegua. Centinaio. Presidente, quando c'è silenzio intervengo, cioè adesso. Allora dovete provare. Grande Sergio. Senatore Santangelo, si accomodi, prego. Senatore Centinaio, conclude il suo intervento. Concludo, presidente. Come dicevo, state togliendo la parola agli italiani, state togliendo la parola alla democrazia. E mi vergogno per quel collega, mi vergogno, presidente, e mi piace e sono contento di dirlo, mi vergogno per quel collega che è appena uscito dall'aula dopo aver detto che ci esortava a fare proposte intelligenti. Ci esortava il senatore Romani a fare proposte intelligenti. È vergognosa una cosa del genere, è vergognosa. A questo punto, cari colleghi, avete ancora solo un voto per salvare la Costituzione, il voto sul calendario. Terminato questo, il gruppo della Lega Nord andrà dal Presidente della Repubblica. Perché? Perché il Presidente del Consiglio non rappresenta più nessuno. Grazie.